piccolo mondo, per tranquillizzare tutti i nostri lettori che sono preoccupati dal curriculum del dottore Bergamo, che fra le altre attività è anche liquidatore di due società. Ecco, diamo la parola al dottore. Sì, poi il dottor Bergamo, ragione Bergamo, ci tiene a questo titolo perché è un ragioniere, quando i ragionieri erano più di un laureato, e quindi è da una competenza quindi funzionale per il suo ciclo di studi. Sì, allora intanto precisiamo che per quello abbiamo detto poc'anzi nel corso della conferenza stampa, sappiamo ci sono anche delle dirette che stanno mandando in onda questo, tutto siamo venuti a fare tranne di guidare il Palermo Calcio, viceversa non l'avremmo acquistato. Questa quindi è la premessa. Per quanto riguarda il curriculum di Ragione Bergamo, di altissimo prestigio, vorrei ricordare tra i vari incarichi che lui è stato amministratore e gestore delle finanze del Polo Arena, noto in più, visto che anche i tifosi sono consumatori abituali, in questo caso nel food, amministratore del gruppo Giramondo Viaggi, 270 agenzie in Italia in franchise. Il liquidatore, quando una società è in liquidazione volontaria, come nelle fattispecie, bisogna nominare un organo per la liquidazione, cioè lo scioglimento della società. E il dottor Bergamo, essendo un professionista che ha vari e molteplici interessi e non solo opera con noi, e questo attiene comunque al suo recente passato, avendo esaurito quei scopi della società in questione, la posta di liquidazione è quindi il liquidatore. Però escludiamo qui, a Palermo siamo per rilanciare ma il sarebbe in netta contraddizione con il nostro intervento, con la nostra acquisizione estremamente onerosa. Come si fa ad acquistare a questi prezzi, mi piace dire, per poi liquidare mezz'ora dopo? Ringraziamo il dottore Salvatore Tuttolamonte. Tranquillizzi i tifosi, doverosamente, doverosamente grazie, voi, grazie, grazie. Molto piacere.